Sbaha Khair, benvenuti alla presentazione del Marocco con il progetto Export Library, con la collaborazione tra la Camera di Commercio di Torino e l'Università degli Studi di Torino. Il Regno del Marocco, in arabo Mamlaka al-Maghribiya, situato ai margini nord-occidentali dell'Africa, si estende da nord a sud su circa 3.000 km di coste atlantiche. È un paese molto vario che comprende diversi paesaggi, come le alte montagne e varie pianure e oasi. A est e sud-est si trova l'Algeria, anche se il confine tra i due paesi è stato chiuso nel 1994. Le coste del Marocco sono bagnate dal Mar Mediterraneo nella parte settentrionale e dall'Oceano Atlantico in tutto il tratto a ovest e sud dello stato di Gibilterra. Il Marocco gestisce principalmente la regione contesa del Sahara occidentale a sud, rendendolo di fatto un confine meridionale con la Mauritania. Il paese ha una popolazione di oltre 38 milioni su una superficie di 446.000 km². Fa parte della regione del Maghreb, che comprende la Tunisia, Algeria, Mauritania e Libia. La capitale del Marocco è Rabat. Altre città molto importanti sono Tanger, conosciuta per la sua posizione sullo stretto di Gibilterra e per essere considerata un ponte con l'Europa. Marrakech, importante centro turistico famoso per il Festival Cinematografico Internazionale Biennale di Arte Contemporanea, è che da sempre vanta di un artigianato di alta qualità, mentre Casablanca è la capitale economica del Marocco. Ha la sede centrale e principali impianti industriali per le imprese marocchine, e le società internazionali hanno sede in Marocco. Il porto di Casablanca è uno dei più grandi porti artificiali del mondo, è il più grande del Nord Africa. È anche la principale base navale per la Marina Reale del Marocco. La regione di Casablanca, Settat, è uno dei motori della crescita economica nazionale, contribuendo al 22,6% del PIL nazionale del 2019. Inoltre, essendo Casablanca uno dei principali centri finanziari e di servizi dell'Africa, è un motore fondamentale della diversificazione economica e della trasformazione strutturale del Marocco. Il Regno del Marocco è una monarchia semicostituzionale, con un'assemblea legislativa eletta a suffragio universale. Il Marocco, ritenuto un paese stabile e una positiva eccezione alla complessa evoluzione della primavera araba, ha efficacemente avviato nel 2011 un processo di riforma costituzionale che ha favorito il rafforzamento del sistema democratico sia sotto il profilo istituzionale che politico. Le regioni del Marocco sono la suddivisione territoriale di primo livello del paese e sono pari a 12. Ciascuna di esse si suddivide ulteriormente in province e prefetture. Ogni regione è governata da un wali, su nomina del re del Marocco, ed un presidente, democraticamente eletto dal 2015. Dal 2010 il Marocco ha avviato un nuovo programma volto a dare una maggiore autonomia per le regioni, in particolare quelle del Sahara occidentale, ulteriormente elaborata a seguito della riforma costituzionale del 2011, approvata da un referendum. La nuova suddivisione è andata in vigore dal 2015. Il nuovo programma governativo ha puntato a dare a ciascuna delle regioni una maggiore autonomia, in particolare regioni pienamente coincidenti con il Sahara occidentale. Così è stata costituita la Commissione Consultiva per la Regionalizzazione, un'organizzazione governativa istituita nel 2011 per affrontare questo argomento. Il Regno del Marocco è una monarchia semicostituzionale con un'assemblea legislativa eletta a suffragio universale. Nel 2011, dopo un lungo dibattito politico, il Regno del Marocco ha adottato una nuova costituzione basata sul principio della separazione dei poteri e dello Stato di diritto. Il re Mohamed VI rappresenta l'unità nazionale ed è garante della nazione. Il monarca ha anche il titolo di Amir al-Mu'minin, comandante dei fedeli. Egli vigila sul rispetto dell'Islam e della libertà di culto. Presiede il Consiglio degli Ulama, i giuristi islamici. Egli è responsabile di decidere attraverso fatwa questioni inerenti all'interpretazione della Sharia. Dopo 33 anni di assenza dall'Unione Africana, il Marocco ha richiesto e ottenuto la riammissione nell'Unione. Inoltre, il Marocco ha avanzato ufficialmente richiesta di entrare a far parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, di cui rappresenta il primo investitore africano con oltre il 64,7% degli investimenti totali nell'area. Gli accordi di libero scambio per i prodotti agricoli e la pesca sono stati ripristinati a dicembre 2016.
a seguito del rigetto del ricorso presentato dal Fronte Polisario. Un nuovo accordo sulla pesca, che include le acque del Sahara occidentale, è stato sottoscritto a luglio 2018. Analogamente, un nuovo accordo sull'agricoltura che estende le preferenze commerciali anche ai prodotti provenienti dalle province del sud del Marocco è stato adottato in sede dell'Unione Europea. Gli accordi di Abramo inizialmente siglati tra Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Israele il 13 agosto del 2020 hanno dato il via alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra questi stati e nello stesso anno sono stati sottoscritti anche dal Marocco. In cambio e contestualmente gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità di Rabat sul Sahara occidentale. L'ancora irrisolta questione del Sahara occidentale è un elemento centrale nella politica estera di Rabat. In occasione del 40° anniversario della Marcia Verde, il 6 novembre del 2018, Mohammed VI, con una mossa di fine diplomazia, ha proposto l'istituzione di un meccanismo di consultazione politica bilaterale con l'Algeria. Vi sarebbe la possibile suggestione di arrivare a comporre la questione del Sahara occidentale in un faccia a faccia con Algeri. Proposta che ad oggi non ha ricevuto formale riscontro da parte algerina. Il tessuto economico del Marocco è caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese che però spesso fanno fatica a competere sul mercato a causa di alcuni fattori disincentivanti, come l'alto livello di corruzione, la mancanza di manodopera qualificata e limitati investimenti nel capitale umano del paese. Al contrario, il settore bancario marocchino è il più sviluppato nel Nord Africa e tra i più avanzati nella regione MENA. Il Marocco risulta gradito agli investitori internazionali grazie a credibili piani di sviluppo settoriali, alla stabilità politica e alla prossimità geografica con l'Europa e con il resto del continente africano. Il Marocco si trova al quarto posto nella classifica dei 5 paesi africani che hanno attirato il maggior numero di investimenti diretti esteri nel 2018. Nonostante la tendenza al ribasso del valore aggiunto agricolo, l'attività economica dovrebbe continuare a migliorare, trainata principalmente dalla dinamica dei settori secondari e dal continuo rafforzamento dei servizi. Il settore agroalimentare in Marocco produce il 14% del PIL nazionale e occupa il 40% della forza lavoro. La produzione nazionale è estremamente variabile perché altamente influenzata dalle precipitazioni atmosferiche. Difatti non copre il fabbisogno totale del paese, anche durante gli anni positivi. Si prospettano quindi nuove opportunità per la meccanizzazione agricola prodotta in Italia, terzo fornitore del Marocco, dietro Stati Uniti e Francia, considerando che attualmente solo il 20% dei terreni agricoli viene lavorato con tecnologia moderna. Il Marocco si caratterizza per uno spazio marittimo di circa 1,2 milioni di chilometri quadrati, considerato tra i più pescosi al mondo. L'industria automobilistica in Marocco si è ora affermata in una dinamica permanente, suggerendo uno sviluppo più promettente che imposta il Regno del Marocco in una piattaforma di produzione ed esportazione attraente per il leader mondiale nella costruzione automobilistica. Anche la filiera di produzione componentistica aeronautica si sta progressivamente sviluppando. Il Marocco è un paese mediamente ricco di risorse minerarie e il governo ha sempre puntato su un'industria manifatturiera per la trasformazione delle materie prime in prodotti locali destinati sia al consumo interno che all'esportazione. L'industria tessile rappresenta una delle principali attività del settore manifatturiero e assorbe il 42% della manodopera locale. Inoltre, anche la filiera della lavorazione della pelle è una delle industrie più redditizie tradizionali del Marocco. Molto importanti risultano essere sia l'industria farmaceutica, in termini di dimensioni di imprese e di volume d'affari, quella marocchina si colloca al terzo posto nel continente africano, dopo l'Africa del Sud e l'Algeria. Il settore dei servizi è il più importante e contribuisce al 60% del PIL totale. I segmenti più grandi all'interno del settore dei servizi sono commercio all'ingrosso e al dettaglio, amministrazione pubblica, trasporti, alberghi e ristoranti. L'ecosistema dei servizi del Marocco spazia ai settori tradizionali come i trasporti e il turismo, all'esportazione di alto valore nei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e professionali. Il paese è ben posizionato per sfruttare il suo sofisticato ambiente normativo per guidare gli sforzi a livello continentale per promuovere il commercio digitale.
Secondo i dati dell'Istituto Statistico Marocchino, si registra una crescita del 2,9% rispetto all'1,3% dell'anno precedente. Le attività non agricole hanno registrato un aumento di volume del 3,5% e quelle del settore agricolo dell'1,4%. Trainata dalla domanda interna, questa crescita è stata ottenuta in un contesto di inflazione elevata e di allentamento della politica fiscale, e un alleggerimento del fabbisogno finanziario dell'economia nazionale. Il valore aggiunto del settore primario è aumentato dell'1,6% in termini di volume nel 2023, dopo il forte calo dell'11,8% dell'anno precedente, mentre il valore aggiunto del settore secondario è aumentato dell'1,3% rispetto al calo del 2,7% dell'anno precedente. Inoltre, il valore aggiunto del settore terziario ha subito un rallentamento del tasso di crescita, passando dal 6,8% al 4,4%. Nel commercio estero, le esportazioni di beni e servizi sono aumentate dell'8,8% e le importazioni sono aumentate del 7,4% invece che del 9,5%, con un contributo negativo di 4,2 punti anziché di 4 punti dell'anno precedente. In questo contesto, il commercio estero di beni e servizi ha dato un contributo negativo di 0,3% rispetto alla crescita e rispetto al contributo positivo di 2,8 punti dell'anno precedente. Considerato l'aumento del 7,6% dei consumi finali nazionali in termini di valore rispetto al 7,7% registrato un anno prima, il risparmio nazionale si è attestato al 28,2% del PIL invece che del 26,7%. L'inizio dei rapporti tra il Regno del Marocco e l'Italia risale al 1873, quando Stefano Scovasso, già console generale a Tangeri, riceve le credenziali di inviato straordinario e ministro plenipotenziario e si reca a Fes per presentarle all'allora sultano del Marocco, Hassan I. In realtà, già prima dell'unificazione dell'Italia nel 1861, le relazioni bilaterali tra le repubbliche marinare di Genova, Pisa e Venezia e le dinastie che hanno governato il paese nordafricano erano forti e solide, basate soprattutto sul commercio. Ad oggi, per quanto riguarda i rapporti commerciali tra Italia e Marocco, l'interscambio ha segnalato un incremento del 7,2% rispetto all'anno 2022. Le importazioni sono aumentate del 21,6%, mentre le esportazioni fanno registrare una leggera flessione del meno 1,1%. Ne consegue che il saldo della bilancia commerciale, pur risultando ancora positivo per l'Italia, fa registrare un calo consistente del meno 32,2% rispetto al 2022. Il 98,2% delle esportazioni italiane verso il Marocco è legato ai prodotti manifatturieri. La percentuale più consistente è del 14,7% ed è relativa alle esportazioni di macchinari e apparecchi. I prodotti degli altri settori merceologici assommano complessivamente al 27,5%, con un calo del meno 15,2% rispetto al 2022. Con il 61,3% e un più 50,6% rispetto al 2022, i mezzi di trasporto sono i principali prodotti importati dal Marocco. A Kenitra, il gruppo Stellantis ha una fabbrica in cui vengono prodotte autovetture dei marchi Fiat, Peugeot, Citroën e Opel. I prodotti alimentari sono attorno al 18,3% con un incremento del più 13,2% rispetto al 2022 e le sostanze e prodotti chimici hanno una percentuale del 3,8% e un incremento del più 21,3%. Focalizzandoci sull'interscambio Marocco-Italia nell'anno 2023, il 9,3% delle esportazioni italiane verso il Marocco proviene dal Piemonte. Con un valore pari a 234,8 milioni di euro, con un più 16,9% rispetto al 2022, l'import cresce altrettanto, riportando un più 53,2%. La bilancia commerciale rimane pertanto ampiamente negativa per il Piemonte, con meno 169,7 milioni di euro. Nell'anno 2023 il Piemonte ha venduto al Marocco principalmente apparecchi elettrici, il 28,8% dell'export totale, con un incremento del 29,7% rispetto al 2022. Seguono con il 13,5% il settore dei prodotti in gomma e plastica, i prodotti tessili con l'11,5%, con l'11,1% i macchinari e apparecchi, e
e i prodotti alimentari con il 10,2%. Risulta in flessione anche l'esportazione dei mezzi di trasporto e prodotti delle altre attività manifatturiere. Volgendo lo sguardo ai prodotti importati dal Marocco, il Piemonte nel 2023 ha acquistato dal Marocco merci per un valore totale di 595,9 milioni di euro, soprattutto mezzi di trasporto. Il 92,8% del totale è più 57,6% rispetto al 2022, seguiti dagli articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi per un fatturato di 34 milioni di euro circa. Spostando il focus sulla città metropolitana di Torino e analizzando la serie storica 2014-2023, è evidente come fino al 2019 l'interscambio tra la città metropolitana di Torino e il Marocco sia sempre stato modesto. Solo dal 2020, con la nascita del gruppo Stellantis e la delocalizzazione di una parte delle produzioni nello stabilimento di Kenitra, si osserva un progressivo incremento delle importazioni, mentre le esportazioni si mantengono su valori decisamente modesti. Dal 2020 il saldo import-export è sempre ampiamente negativo, con il suo picco massimo nel 2023 di meno 420,8 milioni di euro. Il 52,2% delle esportazioni verso il Marocco è pari a 136,4 milioni di euro ed è costituito da apparecchi elettrici con un incremento del più 32,2% rispetto al 2022. Seguono i macchinari e apparecchi con il 9,8% del totale e un più 0,4% rispetto al 2022. Particolarmente positivo anche l'andamento delle esportazioni dei computer, degli apparecchi elettronici e ottici, che pur rappresentando solo il 5,8% delle esportazioni, fanno registrare un incremento del più 45,9% rispetto al 2022. Per contro, l'esportazione dei mezzi di trasporto, che con l'8,1% sul totale delle esportazioni occupano la terza posizione fra i prodotti più esportati in Marocco, hanno fatto segnare una flessione del meno 16,6% rispetto all'anno 2022. Nella città metropolitana di Torino, nell'anno 2023, sono stati acquistati dal Marocco merci per un valore totale di oltre 557 milioni di euro. Il 98,5% è rappresentato dai mezzi di trasporto con un incremento del più 58,3% rispetto al 2022. L'analisi SWOT evidenzia i principali punti di forza e debolezza, così come le potenziali opportunità e minacce che il Marocco potrebbe presentare. Il Regno del Marocco presenta un mercato in forte crescita, che, grazie alle politiche liberali del re, ha permesso di affacciarsi sempre di più a un mercato internazionale, grazie anche alla sua posizione geografica. Da un punto di vista economico e commerciale, il Marocco offre numerose opportunità per le imprese italiane in termini di investimento, in particolare per quanto riguarda il settore automobilistico, macchinari e apparecchi, mezzi di trasporto e soprattutto grazie al Plan Maroc Vert, volto a modernizzare il comparto agricolo. Le principali città interessate da questo tipo di investimenti sono Tangeri, Casablanca, Kenitra, Agadir e Meknès. Il Marocco è parte di 56 accordi di libero scambio e ha consolidato forti relazioni in Africa occidentale e centrale e ha avviato nuove partnership nella regione orientale del continente. Per quanto riguarda i punti deboli, notiamo come già a partire dal 2020 gli effetti della pandemia sull'economia marocchina si sono tradotti in una contrazione della crescita di oltre il 7%, insieme al debito pubblico che ammonta ad oltre l'80% del PIL. Tuttavia, il Marocco ha completato con successo tre programmi consecutivi di precauzione e linee di liquidità con il Fondo Monetario Internazionale, da cui non ha attinto, e per i prossimi 2 anni è stato garantito un programma di follow-up. In merito allo sdoganamento e ai documenti di importazione, notiamo come, per le merci provenienti dall'Unione Europea, è previsto un trattamento preferenziale. Le imprese importatrici devono essere registrate in Marocco e devono essere depositate in dogana accompagnate da una dichiarazione sommaria depositata sul sistema informatico BADR. Inoltre, vi sono delle restrizioni per quanto riguarda le importazioni, in merito a medicinali, per
materiale sanitario e fitosanitario, animali, piante, OGM, sostanze chimiche, materiale mediatico stampato e digitale. Per quanto riguarda gli arcolici, necessitano dell'autorizzazione del Ministero per l'Agricoltura. Le possibili minacce sono riferite ad alcuni committenti pubblici marocchini che presentano criticità nella tempistica dei pagamenti e la valuta locale, il dirham marocchino, non è convertibile. La crescente esposizione estera e i persistenti rischi politici ed economici degli stati africani partner hanno aumentato la vulnerabilità del Marocco agli shock esterni. Per ridurne l'impatto su indicazione del Fondo Monetario Internazionale, il governo marocchino ha deciso una graduale liberalizzazione del tasso di cambio, con il passaggio ad un regime più flessibile entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda la società marocchina, i dati demografici in tabella ci mostrano una popolazione giovane che vive principalmente nelle aree più urbanizzate del paese. L'età media è di 29,5 anni, mentre il tasso di fecondità è di 2,3 per donna. La concentrazione della popolazione in Marocco varia notevolmente a seconda delle regioni, con una maggiore densità nelle aree urbane rispetto a quelle rurali. La regione di Casablanca Settat è la più popolata del paese, con Casablanca, che è la città più grande e il principale centro economico del Marocco, e Rabat, che è la capitale. Anche la regione di Marrakech Safi risulta molto popolosa, soprattutto grazie all'importanza di Marrakech, una delle principali città turistiche e culturali del Marocco, insieme a Fes e Meknes, nella regione Fes-Meknes. Importante centro urbano è Tanger, situata nel nord del paese. La regione in cui si trova ha una popolazione significativa grazie alla sua posizione strategica vicino allo stretto di Gibilterra. A seguito dell'importante crescita della popolazione, il Marocco ha investito molto nella modernizzazione della sua rete di trasporti, inclusi autostrade, ferrovie, come la linea ad alta velocità Tanger-Casablanca e porti. Nelle città principali come Casablanca e Rabat ci sono sistemi di tram e autobus in espansione, ma il trasporto pubblico nelle aree rurali rimane limitato. Infine, la crescita rapida delle città ha portato a una domanda elevata di abitazioni, spesso causando problemi di sovraffollamento e baraccopoli. Il governo ha avviato vari programmi di edilizia abitativa per affrontare il deficit abitativo e migliorare le condizioni di vita nelle aree urbane. Vediamo ora alcuni consigli su quali atteggiamenti adottare durante un viaggio in Marocco e in generale con i cittadini del regno. Durante la permanenza nel paese è bene utilizzare un abbigliamento rispettoso e coprire sia le braccia che le gambe anche nelle stagioni più calde. I saluti sono molto importanti ed è solito che gli uomini si stringono la mano, ma possono baciarsi anche sulla guancia. Anche le donne possono farlo, ma tendenzialmente è bene aspettare che siano loro ad offrirsi per prime. In un primo approccio con potenziali soci è bene utilizzare un linguaggio molto formale ed è bene utilizzare titoli formali e rivolgersi sempre prima alle figure di maggiore autorità. Nonostante la lingua inglese sia ampiamente conosciuta, avere competenze linguistiche in lingua francese può tornare molto utile e conoscere alcune frasi in arabo è ancora più apprezzato. Durante la comunicazione con la popolazione locale è molto comune essere interrotti mentre si parla e durante queste occasioni è fortemente sconsigliato parlare di religione e politica, specialmente del re. Il popolo marocchino inoltre è un popolo molto ospitale e accogliente ed è solito di invitare in occasione di cene e pranzi, a cui non si può dire di no se non si vuole rischiare di compromettere le relazioni, specie in contesto lavorativo. In occasione di questi incontri, specie se a fini trattative, è bene prediligere vendite morbide e comunicazioni indirette e avere molta pazienza. Al fine di stringere rapporti duraturi, i marocchini preferiscono riflettere molto e instaurare un rapporto di fiducia. Inoltre è bene prestare molta attenzione se la si fanno durante il periodo del Ramadan e avere alcune accortezze come non mangiare o bere in pubblico durante le ore diurne. È apprezzata la curiosità pur mantenendo un atteggiamento rispettoso e mai assolutamente di critica. Due aspetti da non dimenticare mai quando si parla di affari è quello di non fare regali, perché
potrebbe essere visto come un tentativo di corruzione e di non fare promesse che non si possono mantenere, in quanto la parola data ha un valore molto importante per il popolo marocchino. In conclusione, diversi consigli di approfondimento sul Marocco. Per avere informazioni sempre aggiornate sul paese, si possono consultare i siti di infomercatiesteri.it e World Bank, entrambi curati dal Ministero degli Affari Esteri. È inoltre consultabile online il sito dell'Istituto Statistico Marocchino. Nella seconda parte della slide sono portati alcuni approfondimenti culturali, come alcuni scrittori celebri, alcuni cantanti famosi e altri famosi registi. Siamo giunti alla fine della presentazione. Qui trovate i contatti per qualsiasi chiarimento e approfondimento. Vi ringrazio per l'attenzione.